Ora si registrerà la conferenza. Allora, io condivido il mio schermo. Eh, e... Sì, puoi. Ok, sì, non sapevo se te avevo dato. Se lo vedete se si vede. Si vede. Si vede. Ottimo. E a se te. sono abbastanza bravo, dovrei riuscire a metterlo in visualizzazione senza le altre menate, ma evidentemente non sono così bravo. C'era il tasto L. Chi è che mi sa dare una mano su come? Sì. Cominciamo. Alt F4. Alt F4, grande. Al F4. Eh no, F4 l'ho spento. Sei veramente. F11, F11. Lo sapevo che ne avevi cercati degli altri prima di me. Mi se no puoi mandarci il PDF e ognuno se lo stampa. <ride> Una volta c'era l'L. Uh, vabbè, dai, lasciamo così. F11, no, facciamo... F11. Ma che F11? F11. Nulla. Vabbè, facciamo che va bene così, no? Tanto nessuno si formalizza, anche, anche, anche se si vedono le mie icone. Um, sì. Avevo il sospetto che ne avessi già chiamati altri e che tutti ti hanno dato buca, così hanno che eravamo al, uh, un po' subito dopo le vacanze di Natale quindi c'era gente un po' appesantita, un po' mangiata e quindi hai ripiegato su di me. E, um, e non so neanche perché poi alla fine mi hai chiamato, perché poi mi denigri sempre, ne parli sempre male di me direttamente, quindi è proprio un ripiego quello di oggi. Al di là di questo... Um, Sarebbe bello se ci fosse un, uno scambio oggi, eh? anche perché quello che ho fatto qui, queste slide, queste diapositive. Diapositive in termini di comunicazione un po' antico, queste slide che ho messo uh, sono giusto un, un canovaccio per provare a dire due cose. Che uh, sono alcune cose che ho imparato durante questi anni in cui ho deciso di, di, di parlare un po' di quello che faccio, di condividere quello che faccio e anche di quello che poi percepisco da, dalle altre persone che, uh, che comunicano in bene o male, perché comunque alla fine tutti quanti comunichiamo nelle professioni tecniche, non solo nelle professioni tecniche, ma comunichiamo un po' sempre. Uh, è una condivisione di esperienza, io non, non, non ho nessun, nessun titolo per... Uh, per, per dare dei consigli, per dare dei suggerimenti e per dare delle indicazioni, men che meno, sulla comunicazione. Non, non ho veramente nessuna, uh, nessuna autorità in questo senso. Uh, è per questo che poi ho detto: mi piacerebbe che ci fosse una condivisione, perché tutti quanti comunichiamo e tutti quanti riceviamo dei messaggi delle comunicazioni in questo senso. Um, le professioni tecniche sono tante. Io qua ne ho messe alcune che sono quelle che mi sono venute in mente mentre eh, scrivevo queste righe, e ce ne sarebbero altrettante, se non di più. E sono, sono, abbracciano tanti ambiti, tante professioni tecniche hanno delle intersezioni inevitabilmente, eh, altre hanno aderenze e quindi uh, percorrono delle strade che sono uh, molto simili, in alcuni casi percorrono la stessa strada per poi dividersi e andare a prendere altre, uh, delle altre branche. E, dedicarsi alle altre cose. Però è innegabile che di professioni tecniche ce ne siano tante. Io ne ho messe alcune, ma mi viene in mente che una professione tecnica potrebbe essere anche è sicuramente anche qualcosa legato, che ne so, all'economia, quindi commercialisti, revisori dei conti, alle scienze umanistiche alle discipline giuridiche, avvocati, sono tutte professioni tecniche. Io nel mio, nel mio settore sono legato all'ingegneria, al rilievo, alla topografia, al dissesto geologico per, per cui con un po' di parocchi per me le professioni tecniche sono un po' più queste, però, in realtà non è così: sono tantissime, sono, uh, sono, sono veramente. Abbracciano una, uh, una prendono dentro un po' di tutto. C'è la medicina, c'è veramente di tutto per quanto riguarda le professioni tecniche. Ognuna, uh, secondo me, ha una lingua diversa, anche se tutti quanti parliamo, se siamo in Italia l'italiano, in realtà, quando parliamo della nostra professione, del nostro lavoro, di quello che facciamo. Abbiamo un nostro linguaggio, um, anche se uno non è molto bravo, a, non ha una grande dimestichezza con l'inglese ad esempio, se legge un articolo scientifico di un, della sua materia, ci sono dei termini, ci sono dei tecnicismi, ci sono dei modi di esporre le cose che sono abbastanza standardizzati e quindi ha molta più familiarità um, con quello che c'è scritto pur non essendo gran padrone della lingua. E questo è perché ogni professione tecnica secondo me ha il suo linguaggio. E non è per niente banale che due tecnici, ad esempio, um, e qua ritorno un po' al mio, al mio articello, un ingegnere e un architetto, parlando di un punto in comune che potrebbe essere, che ne so, um, il rilievo di un terreno prima di un'edificazione, calcoli strutturali per la progettazione, non è per niente detto, non è per niente scontato uh, che le due lingue si parlino. E per, due, per lingue che si parlano io intendo far arrivare in maniera chiara, in maniera limpida, in maniera decisa il messaggio da una parte all'altra. Serve una sorta di traduzione, serve una sorta di, chiamiamola mediazione se vogliamo, uh, serve un qualcuno che faccia un passo verso l'altro e gli permetta di capire che cosa sta dicendo. È evidente che non si comunica solo tra tecnici. Ora, uh, siamo in un ambito tecnico, siamo all'interno del geo-break, GTR si occupa di, di cose tecniche e i vari temi del geo-break sono sempre stati legati agli aspetti tecnici. Ma non si comunica assolutamente solo tra tecnici, ci sono uh, tutto quello che avviene all'interno di un'aula, ad ogni livello di, uh, di apprendimento. Uh, mi, ora, io ho mia figlia in terza media e ci sono dei, dei professori che comunicano in modo, uh, secondo me, molto efficace, efficiente. Me ne sono accorto durante il primo lockdown, quando c'era uh, la DAD, quindi ho avuto uh, la possibilità di, di seguire alcune cose, da stanno un po' dietro la porta. Ce ne sono altri che no, non lo fanno. E quindi la comunicazione tra professori e studenti è inevitabilmente un ambito in cui si comunica qualcosa, se vogliamo, di tecnico, ma anche non solo di tecnico, dove è importante che chi sa le cose, il professore, abbia la possibilità di sappia trasmettere e sappia tradurre nel linguaggio di chi ascolta quello che sta, uh, che sta trasmettendo, che sta comunicando. C'è la comunicazione tra clienti e fornitori. Tutti noi, o almeno credo la maggior parte di noi, uh, siamo, uh, uh, facciamo business in qualche modo, sia che siamo dipendenti, sia che siamo dei libri professionisti, sia che siamo delle società, abbiamo, ci interfacciamo con dei clienti, ci interfacciamo con delle persone che richiedono il nostro servizio Dobbiamo dirgli che cosa facciamo e dobbiamo essere in grado di dirglielo in maniera semplice perché queste persone che ci richiedono il nostro servizio magari hanno un problema da risolvere, non hanno idea e non è neanche richiesto loro che sappiano come si risolve quel problema um, e vogliono che noi glielo risolviamo. Dobbiamo essere noi in grado di dirgli come lo facciamo, che cosa facciamo per fargli capire effettivamente qual è la strada che percorreremo e fare sì che sia tutto il più possibile chiaro alle loro orecchie, ai loro occhi, di persone che non parlano in molto poco la nostra lingua, mi viene da dire. E se poi uno è um, una società, uh, vuole mettere in piedi un percorso imprenditoriale, magari si trova anche a, inevitabilmente a confrontarsi con investitori, finanziatori, persone che, a cui chiedere dei soldi per portare avanti la propria idea di business e che vogliono che tu gli spieghi che cosa stai facendo, che cosa farai, in modo semplice, in modo chiaro, perché se qualcuno mette i soldi sul tuo progetto deve essere sicuro di aver capito che progetto è, ma per capirlo, specialmente se c'è qualcosa di tecnico, di molto spinto dietro, ha bisogno di una traduzione, di una semplificazione del messaggio. E poi ci sono, eh, questa l'ho messa perché forse eh, anche altri di voi sono, eh, sono capitati, si sono interfacciati con i commerciali coloro che rivendono strumenti o coloro che uh, lavorano per aziende che rivendono strumenti. Anche qui c'è, secondo me, una comunicazione da uh, chi vuole vendere qualcosa o chi propone qualcosa a chi è il possibile acquirente. E anche in questo caso, secondo me, la comunicazione è molto efficace. Uh, in alcuni casi ci sono tecnici che ne sanno più dei commerciali e penso che... Um, forse anche a voi è capitato di incontrare dei commerciali magari alle prime armi o magari un po' che non hanno approfondito lo strumento che vi stanno proponendo. In altri casi ci sono dei tecnici che vogliono approcciarsi a un nuovo tipo di rilievo, in questo caso perché ho messo degli strumenti di rilievo uh, in questa slide, che magari non conoscono bene quello che c'è dietro, anche se internet comunque aiuta un sacco uh, a farsi un'idea preventiva prima di incontrare qualcuno. Allora è importante che la persona che si era dall'altra parte comunichi, sappia dare le informazioni in maniera limpida però senza stare troppo dietro a uh, um, proposte aggressive o ti dico tutto quello che è buono ti nascondo quello che magari potrebbe essere un, uh, un difetto della macchina o, una, um, o un però della tecnologia che stai comprando perché voglio fartela comprare quindi c'è anche questo aspetto secondo me della comunicazione I, i luoghi dove comunichiamo non sono soltanto questi cioè ci sono sicuramente le riunioni di lavoro ci sono gli incontri ci sono... Uh, le web call, uh, ci sono tutto quello che riguarda un appuntamento tra professionisti, tra clienti, tra investitori, tra tutte le persone o comunque le realtà che ho provato a sintetizzare prima, ma ce ne sono tante altre. Eh, beh, ci sono sicuramente le lezioni e le conferenze. Riprendo un po' quello che ho detto prima. Uh, non so a quanti di voi è capitato di assistere a delle, a delle lezioni quando eravate a scuola, all'università o a, del, a delle conferenze. Durante i congressi, durante i convegni, e magari accorgersi di qualcuno che è stato in grado di tenervi molto attenti a quello che stava dicendo per tutta la durata del proprio intervento, mentre in altri casi persone che, pur avendo una grandissima competenza e pur trattando degli argomenti anche interessanti, non sono riuscite a trasmettere um, il messaggio in maniera uh, efficiente, nel senso che hanno dato una serie di informazioni, ma dopo un po' li avete persi, perché in qualche modo la comunicazione un po' zoppicato. E poi c'è il web che eh, è ormai da diversi anni, anni, decenni, eh, mi sento di dire una decina d'anni, eh, la comunicazione sul web, del, sul web è, si, è molto, eh, si è molto spinta la comunicazione sul web e, e qui comunichiamo in tantissimi modi, c'è tutto il mondo dei social network, c'è il mondo in cui siamo adesso noi in questa call. Um, ci sono le email, alla fine il web, è, le email passano attraverso il web e scrivere un'email è una comunicazione. Um, c'è tutta la parte legata audio, video, testo, blog, insomma c'è tantissimo uh, per quanto riguarda la comunicazione attraverso il web e qui credo che l'efficacia, um, l'efficienza della comunicazione debba essere spinta ancora di più, perché nel web le persone hanno ormai delle ricerche, delle ricerche compulsive, ci passano poco tempo, tanto tempo, ma in realtà dedicano poca attenzione a quello che vedono e quindi è importante poter catturare subito l'attenzione o quantomeno dare delle informazioni che sono utili nel breve tempo possibile, il miglior tempo possibile per cercare di, uh, di far, perdere tempo, far perdere poco tempo alle persone. Non so che è brutalità così, però in realtà è così tutti quanti quando siamo sul web cerchiamo delle delle notizie, delle informazioni e se le abbiamo subito siamo implicitamente, forse anche inconsciamente, un po' più contenti. Poi c'è tutta la parte, secondo me, legata alla documentazione. Non so quanti di voi scrivono relazioni tecniche, a me è capitato di leggere relazioni tecniche dove uh, contenuti di altissima di uh, altissimo spessore, mi viene da dire, o comunque molto, uh, molto dentro una materia che stavo provando a, a, ad affrontare, dopo un, po', dopo un po' il lettore perde il filo del discorso perché veramente sono, uh, mi viene da dire, super cazzole, uh, passatemi il termine, N non si capisce, sono scritte in maniera troppo tecnica e quindi alla fine il messaggio non arriva. È chiaro che poi ogni volta che si comunica è importante sapere chi sia dall'altra parte, uh, chi, chi ci sta ascoltando, chi ci sta leggendo e quindi probabilmente se scriviamo una relazione che andrà in mano a un'altra persona che fa il nostro lavoro possiamo anche permetterci di andare molto dentro i tecnicismi. Perché tanto comunque siamo abbastanza sicuri che, um, che la capirà e non ci sarà niente per scontato o niente di sottinteso. Però, alla fine c'è tutta la parte di, di documentazione, um, anche la parte di capitolati, preventivi. Non so se, uh, se, se fate bandi, se partecipate a bandi uh, per, uh, per lavori, per servizi, per affidamenti, per incarichi o, 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 o preparate offerte, o avete ricevuto delle offerte di preventivi. A volte ci sono delle cose che non sono poi così chiare. E anche qua, secondo me, la comunicazione è efficace. Uh, può dare veramente una grande mano, nella semplificazione del messaggio, comunque nel far passare il messaggio, perché poi l'importante, credo che sia far passare un messaggio, e poi alla fine noi comunichiamo tutti i giorni, anche quando siamo, um, anche quando siamo a, a pranzo, quando siamo a tavola, quando siamo con persone che magari non pensiamo di, uh, poter rincontrare nella nostra vita professionale, però magari sì, c'è un, um, in, in America c'è un detto, no, che si chiama, una, una cosa che si chiama elevator pitch, cioè, Um, la, 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 la capacità di raccontare a una persona uh, quello che fai da un punto di vista professionale nel tempo in cui state all'interno di un ascensore, uh, COVID permettendo. E, um, quindi, se, se uno è in grado di sintetizzare e essere bravo nel raccontare quello che fa a quest'altra persona, uh, nel tempo in cui l'ascensore, in America ci sono tanti, tanti piani, per cui forse non si tratta di uno o due piani. Uh, vuol dire che è in grado di comunicare in maniera, in maniera efficiente. Una cosa che ho notato, è che, um, e che forse avete notato anche voi, o comunque se ci pensiamo, in effetti non è proprio uh, lontano dall'essere così, a forza di fare le cose tutti i giorni, uh, a forza di ripeterle, anche cose molto spinte, anche cose molto tecniche, anche cose che, uh, che richiedono software, hardware, e anche un po' di esperienza, arriviamo a un certo punto, che ci sembra tutto facile, ci sembra tutto banale, ci sembra che tutti quanti siano in grado di, di, di poter fare queste cose. E ne parliamo uh, nel solito, in, in questo modo: cioè um, raccontiamo quello che facciamo, proviamo a raccontare una proposta, proviamo a proporre un'attività sulla base di quello che facciamo in questo modo, in maniera um, semplicistica, forse, un po' come se l'altra persona. Fosse al nostro stesso livello e sapesse esattamente di cosa stiamo parlando e non è assolutamente così noi tendiamo a dare un sacco di cose per scontato tante cose pensiamo che siano banali e non lo sono ma non lo sono neanche per persone che magari fanno il nostro stesso lavoro ma magari hanno scelto una micro strada diversa e quindi quel particolare tema, quella particolare cosa non l'hanno ancora affrontato, non l'hanno ancora approfondita e quindi per loro non è per niente banale e allora io credo che uh, la responsabilità di fare il passo, no? all'inizio vi parlavo di questa sorta di, di traduzione, l'interprete che, um, che deve provare a tradurre un linguaggio tecnico tra chi lo produce, tra, tra chi parla e chi ascolta, è proprio chi parla che deve fare un passo verso chi ascolta, la responsabilità è della persona che ne sa di più quella di... Uh, semplificare il linguaggio, semplificare la comunicazione, um, eliminare, um, eliminare tecnicismi, fare un passo verso l'altra persona che sta ascoltando, le altre persone che stanno ascoltando, che stanno leggendo per farsi capire. Non possiamo pretendere che, che le persone con cui parliamo, a cui proponiamo un progetto, a cui proponiamo un intervento, a cui proponiamo un servizio, sappiano di cosa stiamo parlando, perché mh, la maggior parte dei casi non è così. È nostra responsabilità provare a farsi capire. In maniera semplice, in maniera chiara, quindi senza um, dicendo le cose uh, come sono, come saranno. Non so se c'è qualcuno che ha un microfono acceso. Non so se, se potete spegnere i microfoni tutti quanti. Ok, quindi in maniera semplice, in maniera chiara, senza... Um, senza fare troppi giri di parole e provare a spiegare una cosa un po' come se la provassimo a spiegare a, una, a, un, a un figlio o una figlia che è alle scuole elementari o a, un, o a un nonno che magari è nei suoi 80 e quindi eh, non, non è proprio aderente a quello che facciamo. In maniera breve, in maniera diretta, quindi credo che la. Uh, la sintesi sia una qualità molto importante. Io, per esempio, non ho dolore nella sintesi e mi sforzo sempre nel cercare di sintetizzare i messaggi in maniera diretta. Quindi, se una cosa è così, è così. Um, senza fare troppi giri di parole, mi fanno uh, sempre parlando dei commerciali, anche perché ho avuto tante, esperien tante esperienze, ho avuto tanti contatti con chi vende strumenti topografici. Um, dimmi il prezzo, se ti chiedo qual è il prezzo, perché non mi dici il prezzo, uh, piuttosto che propormi un intervento, un, un incontro per parlare delle varie possibilità che ci sono a livello aziendale, dimmi il prezzo, magari io mi aspetto che quel prezzo per quello strumento sia 1000, scopro che è 10.000, evitiamo uh, di perdere il tempo tutti quanti, Dico, guarda, nel mio budget non vediamoci neanche, quindi credo che la comunicazione breve e diretta sia estremamente funzionale. Possiamo uh, e, e, utilizzare altri strumenti, oltre che alle parole, noi siamo uh, in, in, nel mondo, ci prendono in giro perché gesticoliamo, però ci sono uh, altri uh, strumenti a cui possiamo attingere per fare passare un messaggio. Mi viene in mente il, il mio lavoro, per, nello specifico, io occupandomi di rilievi, di rilievi tridimensionali, di produzione di modelli tridimensionali, di nuvole, di punti, quando provo a spiegare a parole a qualcuno che cos'è una nuvola di punti, a qualcuno che non ha idea di cosa sia una nuvola di punti, um, credo di riuscirci fino a un certo punto. Quando gli faccio vedere una nuvola di punti e quindi utilizzo uno strumento che è uh, il, il prodotto stesso del, del mio lavoro attraverso magari un visualizzatore web, quindi gli faccio vedere qualcosa, utilizzo uno strumento visivo, e, e il risultato è decisamente più immediato, quindi è tutto molto più chiaro che cos'è. Quindi utilizziamo anche altre cose oltre che le parole, immagini, um, strumenti o prodotti, output di quello che facciamo. Cerchiamo di ridurre, secondo me è importante ridurre i tecnicismi al minimo, uh, ora mi viene da, uh, ci sono un paio di, di, um, di esempi che potrei farvi, no? uh, sempre, purtroppo sono sempre legati al mio lavoro perché alla fine <ride> uh, sono, è quello l'ambito in cui ho, 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 dedico un po' di tempo alla comunicazione. Quando si parla di un rilievo ci sono un paio di termini che sono la precisione e l'accuratezza, sono termini che sono abbastanza diversi, però se parlo con una persona che non ha idea di che cosa sia il mio lavoro o quali siano i risultati del mio lavoro, dovrei parlare di accuratezza per parlare di... Quanto è aderente alla realtà, il modello o comunque l'output che propongo rispetto al sistema di riferimento è molto più immediato a parlare di precisione. Quindi, ok, il, mio il rilievo sarà preciso 5 cm. Arriva forse in maniera più immediata al messaggio. Um, nel, nel mondo del rilievo nel rilievo GPS, qui qua già ho sbagliato, avrei, avrei dovuto utilizzare GNSS, si dovrebbe parlare, nel rilevo satellitare, si dovrebbe parlare di GNSS, qua Tiziano lo sa bene, forse è più immediato parlare di GPS, poi magari uno entra nel dettaglio e se uno ha bisogno di maggiori informazioni gli può spiegare, guarda che non c'è soltanto GPS, ci sono altre costellazioni, però GPS è più immediato, tutti quanti sappiamo che cos'è un GPS, se una persona che non è nell'ambito tecnico gli dici sì, utilizza un GNSS forse non la capisce, quindi i tecnicismi proviamo a ridurli al minimo cercando di uh, far comunque passare il messaggio. È una cosa facile? Credo di no, perché specialmente nella scrittura, uh, la formazione che abbiamo noi in Italia, mi sono accorto a livello di scuola superiore, ma anche a livello di scuola media, è una formazione che tende a, uh, a produrre uh, del, uh, delle dei prodotti, scusatemi il gioco di parole, quando facciamo i temi, quando si facevano uh, le, sì, quando si facevano i temi a scuola, utilizzando delle, um, una... delle strutture, dei periodi abbastanza complessi, quando in realtà secondo me dovremmo molto semplificarle queste cose, quindi noi ci portiamo dietro un retaggio uh, culturale, formativo che ci tende a far forse esagerare in questo senso, specialmente se utilizziamo strumenti web dovremmo cercare di semplificare molto queste cose. Non è facile, quindi non è immediato, però credo che comunicare in maniera efficace nell'ambito tecnico possa veramente fare la differenza far, tra farsi capire e non farsi capire, tra far arrivare il nostro messaggio e lasciare un po' di nebbia o comunque far sì che non sia tutto chiaro. Questo potrebbe voler dire ti do il lavoro o non ti do il lavoro. Ti Investo nella tua azienda, non investo nella tua azienda oppure sì, uh, facciamo un salto nel buio, ma non sono così confidente che quello che mi hai detto uh, poi riuscirà a risolvere il problema. Credo che sia importante, io non, sono, non, non so se ci riesco, uh, però mi sono posto il problema in questo periodo in cui ho, ho deciso di iniziare a comunicare con la mia attività con Tradimetri, come 2016-2017 che lo faccio. E quindi un po' di cose mi sono accorto di, di essermene scrollate di dosso, specialmente per quanto riguarda la formazione, um, uh, la, la formazione che, mi, che mi arriva dalle scuole superiori. E, e qualche riscontro l'ho avuto, nel senso che mi viene detto che in qualche modo il messaggio che passa anche attraverso quello che scrivo sul blog, i video che faccio, è abbastanza chiaro. Credo che sia molto importante. E, io volevo condividere questo però adesso sarebbe interessante se, um, se ci fosse uno scambio credo perché penso che tutti noi uh, comunichiamo abbiamo comunicato e abbiamo avuto a che fare con chi ha provato a farci passare un messaggio o comunque abbiamo provato a far passare un messaggio verso qualcuno e magari in quell'occasione non eravamo tanto così convinti di esserci riusciti per cui io terminerei la comunicazione la condivisione dello schermo e poi lascio a voi. grazie mille grazie mille Paolo direi che io vabbè gli spunti sono, sono molti a mio parere eh, io mi sono appuntato una quarantina di domande so se hai Va tempo bene. no no domande e considerazioni no scherzo mi sono appuntato alcune cose un po di domande o di considerazioni Ma un da po metri, la però però ecco lascio, lascio anche ad altri se avete sia domande, sia considerazioni, sia vostre esperienze da portare ecco in questo senso. Nel frattempo è arrivata un po' di gente, tra cui eccolo qua. Grande Jacopo Callao. Buongiorno no, anche Valerio. Ciao ciao Paolo, ciao, ciao, Paolo, ciao, ciao, ciao Valerio. Eh, diciamo io porto una piccola esperienza. Noi da poco eh, lavoriamo con rilievi eh, con drone LIDAR, soprattutto finalizzati. Vabbè, innanzitutto lavoro in un ente di ricerca che è l'ISPRA, sono un geologo. E, da poco lavoriamo con queste nuove tecnologie di rilievo LIDAR e e comunque insomma eh, facciamo aerofotogrammetria da due o tre anni ormai. E riguardo alla comunicazione spesso io mi sono trovato a diciamo eh, avere difficoltà di comunicazione con i miei capi, con i miei superiori che mi eh, dicevano eh, ma ci avete il drone, ve l'abbiamo comprato, andate a fare i rilievi qui, 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 qui. Eh, e quindi la difficoltà di comunicazione che ho incontrato è quello di eh, diciamo, far passare il messaggio che eh, diciamo, eh, esistono delle operazioni propedeutiche necessarie ad un volo, eh, sia tecniche che burocratiche. Quindi questo è il principale scoglio: spiegare ai miei superiori che non si può volare ovunque e che bisogna rispettare delle norme. Eh, Un'altra un cosa che mi sono appuntato è alla domanda che Paolo fa, non so se riesco eh, a rendere semplice, diretto, breve eh, diciamo le, i messaggi, i, le comunicazioni sul web spesso che che porto avanti e la risposta per me è assolutamente sì. Eh, i, tuoi, I tuoi video, i tuoi contributi sono assolutamente fondamentali per noi tecnici, come spesso ti scrivono e ti dicono. Ecco, io lo, lo confermo e lo sottolineo anche in questa occasione. Grazie. Grazie, Valerio. Tu hai fatto, secondo me, una considerazione molto interessante e, um, e poi mi farebbe piacere anche sentire uh, cosa ne pensa Jacopo per quanto riguarda la parte dei droni. Io faccio soltanto una considerazione mh, su quella che è um, un passaggio che hai fatto. I tuoi superiori dicono, vi abbiamo comprato il drone, perché non andate, fate e utilizzatelo. Ecco, io prendo questo spunto. Sempre nell'ambito della comunicazione, per quanto riguarda quello che, mi, che, ho, che ho visto succedere, o comunque sta succedendo, no? adesso legato al mondo dei droni, legato al rilievo con i droni, uh, è capitato, mi è capitato un paio di occasioni, e non sono poco un paio di occasioni, che in anche richieste formali di offerte, di preventivi anche da parte di pubbliche amministrazioni, fosse, fosse richiesto il rilievo con drone o il rilievo aerofotogrammetrico. Per me questo è uno sbaglio nella comunicazione nel senso che quando tu richiedi un servizio magari per poi quel rilevo lì serviva per fare della, una, una, una cartografia quindi il, la classica applicazione topografica quando tu hai un problema dovresti chiedere, che cosa, eh, dovresti chiedere che cosa vuoi in output quindi dovresti cercare di avere la risoluzione del problema senza dire qual è lo strumento che vuoi perché non è detto che quello sia la soluzione migliore anche questa secondo me è una comunicazione poco efficiente tu mi incarichi di una cosa, mi incarichi per, aver, per darti un output, ma non sei tenuto a dirmi che cosa vuoi avere, eh, che cosa vuoi che io utilizzi per raggiungere quel risultato. Secondo me questo è abbastanza importante. E non è: um, ora con questa cosa qua dei droni non è per niente. Mh, Già sta succedendo questa cosa, magari, Jacopo. Non so, anche tu, visto che su, con i droni ci sei dentro con tutti e due i piedi, se è una cosa che, che ti capita, quindi droni a manetta, senza poi magari ne, rendersi neanche conto di quello che poi sono le reali esigenze di chi ti fa la richiesta. Ma certo, sempre così hai detto benissimo: nel senso che eh, non ha senso che uno mi indichi la tecnica. Cui deve, cioè il drone o il modello del drone per assurdo con cui devo fare questo rilievo, ma ha senso capire che cosa ti serve come output, dopodiché se io vado a piedi con una mongolfiera o con, con una polaroid eh, e un bacco, non sono affari certo del cliente, il cliente compra un risultato, cioè, ha un'esigenza e quindi tu devi colmare con l'esigenza. Il fatto che ci sia in effetti con i droni questa tendenza di, Voler riempire già e suggerire il modo in cui uno deve fare questo rilievo, pur tra l'altro non sapendone nulla, in effetti è una cosa che trovo anche io abbastanza fastidiosa. Eh, perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, comunque i droni adesso sono nella bocca di tutti, no? quindi qualunque cosa può essere fatta con un drone, eh, e quindi tu, fa anche bello scrivere rilievo con drone, fallo col drone, eccetera, però poi alla fine. Eh, come dire, non, non sempre no? si può fare oppure non ha senso suggerirlo invece coglievo l'occasione da, da, da quello che ha detto Valerio ehm, di raccontarti questa cosa no? che ehm, noi abbiamo fatto diverse forniture di droni ad amministrazioni pubbliche sostanzialmente e, e, e sp perché spesso decidono di comprarlo perché hanno fondi eh, o... O comunque hanno l'interesse per farlo, so sostanzialmente non è certo il caso di Ispra, ovviamente, ma eh, parlo di altri. Eh, hanno magari quel momento di fondi, hanno il desiderio di avere in casa questa strumentazione che poi di fatto non riescono ad utilizzare per vari motivi. Primo fra tutti è il motivo burocratico interno, nel senso che talvolta le amministrazioni pubbliche sono talmente schiacciate dalla loro stessa burocrazia che alla fine comprano della strumentazione che poi non riescono ad utilizzare o non riescono neanche vagamente a sfruttare rispetto a quanto quella stessa strumentazione potrebbe rendere e, e sono meno propensi diciamo, ad, a fare un accordo di servizio, un'azienda tipo la nostra, per avere la strumentazione perché vogliono avere la strumentazione in casa e questo oggettivamente è un'altra non senza l'italiana eh, perché sostanzialmente poi i soldi vengono spesi ma non, non vanno al punto ecco quindi è un po' mi ricollego a, alla cosa che diceva Valerio diciamo. e, e, e vi, vi porto un esempio fra tutti senza specificare diciamo, eh, il soggetto pubblico ma noi abbiamo fatto una fornitura eh, di droni Pur suggerendo di eh, acquistare il servizio invece che, invece che il drone stesso, eh, però c'era questo desiderio, qua dopo poco si sono accorti di un, di un problema burocratico interno, per il quale il drone, che continua all'interno della memory card che quindi registra ipoteticamente registra dati di privacy ipoteticamente il drone non rientrasse a casa per un incidente o qualunque altro motivo venisse intercettato qualcuno prendesse quella memory card e qualcuno vedesse che dentro c'è quella roba lì insomma alla fine il drone non si può usare per motivi di privacy perché se registra allora si innesca tutto questo meccanismo se non registra non serve un cavolo e cioè, quindi eh, sono questi sono stato un po' fuori tema ma No, 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 Jacopo è comunque una, diciamo, una tematica comune anche in ISPRA, dove eh, per poter utilizzare, diciamo, all'inizio ognuno gestiva il proprio drone, ogni servizio che costituisce il mio istituto gestiva il, pro il proprio drone da solo. È, è stata operata una rivoluzione dentro l'ente. È stato creato un apposito servizio che gestisce tutti i droni perché l'operatore è unico e è Ispra. E quindi eh, in questo senso ancora siamo eh, eh, all'inizio, eh, siamo riusciti eh, a stento diciamo a, a, a poter mettere in regola i nostri droni, eh, però ancora siamo lontani da un processo performante. Eh, e comunque è un problema che riguarda anche noi eh, il fatto di gestire. Questo parco di, di droni e, e sono d'accordo con te che spesso vengono fatti questi acquisti senza poi diciamo, pianificare a lungo termine il loro utilizzo ecco comunque eh, grazie valerio dico ancora paolo due cose che ho seguito il suo intervento con, con piacere, come sempre, che lui va dritto al punto e c'entra le questioni e, e tra queste proprio il concetto delle, del tecnico commerciale, no? che è una cosa che eh, anche noi te, tendiamo a patire sempre di più, nel senso che a volte tu ti rendi conto che parli con persone che vogliono venderti delle cose o che vorrebbero provare a farlo, che non hanno neanche idea di che colore è quello strumento che ti vogliono vendere e non dico di cosa faccia cioè nel senso che forma eh, e questo effettivamente forse è una tecnica di un po' obsoleta eh, che, che secondo me non paga più assolutamente no? paga molto di più uno che sa di cosa sta parlando quindi un approccio tipo il tuo ma anche tipo quello di Tiziano, il nostro in generale di persone che di fatto vivono sul campo con la strumentazione lì e che dunque mh, hanno dei consigli reali e, e, e hanno idea di cosa fa quello strumento in maniera reale, non che te lo vogliono vendere a tutti i costi. In effetti, ci sono ancora aziende un po' vecchio stampo in Italia che fanno alcuni tipi di rivendita che, che hanno questi commerciali, che eh, così ecco, che non, non ci sono mai stati fuori dall'ufficio. Eh sì, è un approccio un po' più aggressivo, eh sì, condivida. Ma io, Paolo, scusa, ho due, due considerazioni che sfociano forse in una domanda. Ma, eh, la prima è una considerazione che si lega a quello che diceva Valerio, che ha toccato un tema, secondo me, eh, centrale, che volevo in parte sottolineare anch'io, quando dice che ha difficoltà a comunicare con i suoi superiori. Allora, noi tendenzialmente, soprattutto se pensiamo a, a te, Paolo, a 3 metrica Stiamo pensando a un tipo di comunicazione che è quella del tecnico che comunica tipicamente via web, ma, ma non solo, però insomma comunica verso l'esterno. Quindi ha le sue esperienze, le racconta nel modo più semplice, più immediato, più diretto possibile e comunica verso l'esterno. In realtà la comunicazione è paradossalmente un problema molto molto eh, attuale. Anche all'interno della stessa azienda, anche all'interno di persone che hanno magari anche un vissuto comune, hanno, si vedono fisicamente eh, e eh, come dire, lavorano all'interno della stessa azienda, quindi con, con, con dinamiche verosimilmente simili. No? Cioè, ora, qui eh, ci sono anche un po' di miei colleghi collegati, e anche loro sanno che su questo io sono sempre anzi, no, un no, non fare figuracce. No, no, ma lo dico molto, in maniera molto trasparente, però eh, non è semplice, lo dico per, per accentuare quanto sia importante la comunicazione in ambito tecnico, anche tra colleghi, qualche volta servono due o tre riunioni per arrivare in fondo in cui io ho la sensazione, o il mio collega che parla con me ha la sensazione di dire, ok, ora mi sono spiegato in maniera esattamente come volevo, ma ci vogliono due o tre riunioni. quindi... Questo a testimoniare il fatto che non è così banale, ehm, soprattutto se si parla di argomenti tecnici. Ehm, L'altra considerazione che volevo fare, che in parte si lega a questo, è che eh, tu a un certo punto hai, hai fatto una slide eh, che dice tecnicismi al minimo. Allora io provocatoriamente ti vorrei dire, ma il titolo dell'intervento però è comunicare in ambito tecnico. Allora eh, la sfida è ovviamente comunicare facilmente semplicemente argomenti complessi altrimenti non ci porremmo neanche il problema no eh, però secondo me qua bisogna avere attenzione a una distinzione che comunicare comunicazione non è formazione eh, poi tu fai anche un'attività che sfocia nella formazione cioè i video tutorial sono anche formazione però eh, dov'è il punto il punto secondo me è nella comunicazione tu a un certo punto hai detto giustamente, secondo me, la responsabilità è di chi parla, di chi comunica, di chi prepara il materiale. Nella formazione la responsabilità invece è veramente dall'altra parte, cioè è di chi, è molto di più anche da parte del, di, di chi si forma. Ehm, mi viene però da dire che eh, la responsabilità è un tema centrale secondo me e... Eh, anche nella comunicazione, un po' di responsabilità anche da parte di chi ascolta c'è. Cioè, ehm, e quindi, secondo me, questo vale anche nella comunicazione in azienda. No? L'esempio che faceva Valerio: beh, un po' di responsabilità sta anche nel superiore che però quando gli si dice guarda che eh, il drone che ho comprato non posso farlo volare a babbo ovunque. Qualsiasi. Eh, o se ne sta, o si fida della persona che gli parla, o al massimo si informa un po però qualcosa deve fare altrimenti come dire non c'è comunicazione eh, è una roba che vedo molto nei canali mh, di 3 quelli un po più ristretti che funzionano bene perché beh anche perché eh, da parte degli ascoltatori come dire c'è un ruolo no quindi c'è anche una responsabilità l'ascoltatore non è soltanto uno che Prende per oro colato quello che tu dici anche perché sarebbe un bel illuso. Diciamo. Però come dire, risponde, eh, dice la sua, mh, oppure se non è, anche se non è d'accordo, lo dice. Quindi c'è anche un po' di responsabilità da parte di chi eh, riceve la comunicazione. Eh, questo per la comunicazione tecnica, poi mi taccio. Dopodiché, probabilmente sarebbe interessante fare. Noi abbiamo detto delle cose oggi che. Qualche esperto di comunicazione, di comunicazione in senso lato, ecco, non, eh, forse, forse non, non condividerebbe, potrebbe essere interessante fare un confronto, eh, però per la comunicazione tecnica io credo sia così. Sono, sono perfettamente d'accordo, tanto poi questo qua andrà online, no? per cui poi lo spammiamo a tutti quelli che si occupano di comunicazione e ci dicono che cosa pensano. Eh, ah, sicuramente. Secondo, sì, sì. secondo me, è anche, è anche tu hai toccato un tema molto interessante. Formazione in, fo formazione in formazione, quindi comunicazione per scopo formativo, per, per scopo informativo. Sicuramente c'è una responsabilità da parte anche di chi ascolta, ma credo che forse si potrebbe provare a tracciare una linea che non so quanto possa essere netta, che è quella della intenzione, intenzionalità. Nel senso, se io uh, mando un messaggio, a delle persone ad esempio utilizzando lo strumento web, quindi utilizzando un social network, quindi non direttamente uh, indirizzato a qualcuno nello specifico, ma provando a comunicare qualcosa, dalla parte di chi ascolta, di chi legge, uh, l'intenzione è un po' debole, se passami questo termine, nel senso che io scorro il feed di LinkedIn, oppure guardo, scorro il feed di YouTube, vedo un video, vedo un, un post, non avevo intenzione di approfondire quell'argomento, per cui vabbè, poi mi ci fermo, magari lo trovo interessante, lì secondo me la responsabilità sta tutta sulle spalle di chi comunica. Perché comunque è come entrare nella porta di qualcuno, è come entrare in casa di qualcuno, anche se ormai il web, eh, diciamo, la sfera privata è abbastanza discutibile. E quindi lì il messaggio, secondo me, deve essere il più chiaro possibile in modo tale da poterlo fare arrivare in maniera efficiente. Nella formazione, la cosa è molto diversa, nel senso che se io intendo formarmi allora uh, intendo, si presume, uh, che intenda investire tempo, spesso investire anche soldi in, in quella che è un'attività di uh, mia formazione, allora c'è una responsabilità anche mia come, uh, come studente nell'ascoltare, nel fare mio e nell'essere sul pezzo quando mi arrivano delle informazioni, senza dubbio. Um, potrebbe essere una linea di demarcazione questa, anche nella formazione però io credo che ma penso che lo possiamo testimoniare tutti quanti che abbiamo partecipato a convegni, partecipato a conferenze e eh, letto uh, cose eh, formative, letto dispense: c'è comunque una responsabilità di chi comunica, perché alla fine um, è, è evidente che se il messaggio riesco a farlo passare in maniera più leggera, pur essendo magari dei macigni che non sono per niente leggeri, se poi andiamo nella parte tecnica, arriva e quindi alla fine io come, come comunicatore ho fatto centro. Eh, però è assolutamente vero, comunque eh, io l'ho fatto in maniera un po' troppo spinta a quella di accollare la responsabilità soltanto a chi comunica, ma in realtà la, la, la responsabilità è anche di chi ascolta. A questo proposito, eh, ti rigiro io una, una, una domanda che mi interessa. Proprio in questo tema, visto che GTR si occupa tanto, tra le, tra le attività di GTR c'è la parte dei uh, sistemi informativi, no? Web GIS, che hanno, penso, uh, poi dimmi tu sai così: uh, come target, come cliente le pubbliche amministrazioni, magari sono le pubbliche amministrazioni che sono più, uh, più grosse, più strutturate: questa Genova, comune di provincia, magari sono delle realtà piccoli comuni che non lo sono, che hanno dei tecnici che fanno un po' tutto, che magari non hanno neanche tanto di dimestichezza con quello che è il Web Gis, e magari voi vi proponete. E dovete provare a spiegargli che cos'è un web GIS. Um, lì la responsabilità, secondo me, in parte è vostra, che dovete comunicare in maniera semplice che cos'è il prodotto che proponete, ma anche di chi ascolta. Nel dire OK, è una cosa che può servire al mio comune, alla mia comunità, quindi percorriamo questa strada. Però qua te la rigira a te. Perché questo è interessante. Voi vi confrontate con una pubblica amministrazione che è il vostro cliente a cui dovete vendere un servizio, a cui provate a vendere un servizio. <ride> Eh, bah, molto semplicemente la risposta potrebbe essere di solito non si riesce a far capire no bah, allora eh, hai ragione questo è un tema centrale che tocca anche ehm, come dire anche per certi versi anche l'onestà e la trasparenza eh, qui noi secondo me il presupposto perché la comunicazione in questo caso sia eh, efficace è eh, partire eh, non con l'idea di vendere noi in questo caso no? l'esempio che hai fatto è questo, è questo. non con l'idea di vendere eh, la nostra soluzione o la soluzione che per noi è più semplice o la soluzione che per noi è più remunerativa ma la soluzione che è quella più adatta al caso allora se è così eh, noi cominciamo a, a parlare col cliente eh, però senza nei limiti del possibile senza, senza preconcetti quindi questo già è un passaggio secondo me centrale. L'altro è quello della eh, semplicità della semplicità e della chiarezza. Eh, una slide che hai messo, che è quella del ponte, secondo me è abbastanza utile in questo caso e in generale nella comunicazione. Io la vedo centrale. Eh, con la pubblica amministrazione è ancora di più. Um, perché? Perché spesso, avendo una struttura magari un po' complessa, ci si trova a parlare con persone che... Ah, ahimè loro malgrado si trovano a dover fare occuparsi di 10 questioni diverse quindi ovviamente non possono essere verticali e approfonditi sul tema dei sistemi informativi territoriali e quindi ovviamente noi dobbiamo fare dobbiamo anche un po' aiutare no? Nella, nel capire qual è il suo bisogno N non è scontato, anzi 9 su 10 non è così che un cliente medio sappia definire per bene i confini del suo bisogno eh, lì dobbiamo aiutarlo secondo me noi però appunto torna a quello che diceva all'inizio non avendo già idea eh, io definisco i suoi bisogni così almeno gli vendo la mia soluzione più remunerativa eh, però così non funziona i bisogni di uno potrebbero essere diversi dai bisogni di un altro quindi si tratta un po' di di, di essere molto 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 trasparenti però molto diretti eh, ecco sul, sul diretto ti rigiro a te una domanda un un'ultima domanda, poi se c'è qualcun altro possiamo andare avanti, non è un problema, eh, tu usi molto LinkedIn, io anche, e continuo a credere che sia uno strumento molto efficace per la comunicazione tecnica. Eh, LinkedIn però non è sempre esattamente un esempio di comunicazione diretta, no? ogni tanto su LinkedIn, non so, vi, vi arriverà a tutti no? qualche, qualche post ironico, in cui si, si, si ironizza appunto sul modo di comunicare su LinkedIn, tipo, non so, eh, condizioni normali, no? cioè, ho visto ancora ieri o l'altro ieri il post che ogni tanto mi, mi ricompare, condizioni normali, eh, ho preso la patente di guida, eh, stessa comunicazione su LinkedIn, sono molto contento di, dopo un percorso di n anni, e eh, in fondo, di prendere la patente di guida. Ora, un post di 20 righe con entusiasmo alle stelle ringraziamenti a destra e manca per dire ho preso la patente di guida eh, questo modo di fare che è tutt'altro che diretto tutt'altro che trasparente eh, tutt'altro che semplice eh, però è molto 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 presente su linkedin eh, e non solo su linkedin eh, e quindi credo io eh, che sia un modo evidentemente, insomma, che, che porta i suoi risultati, che porta i suoi vantaggi, che probabilmente qualcuno esperto di comunicazione, non tecnica, diciamo che è l'argomento di cui stiamo discutendo oggi, ma di comunicazione in senso lato ci direbbe: no, beh, quello è un post fatto bene, che aumenta boh, la reputation, o che ne so. Eh, mm -hmm. Che io non sono capace a scrivere, però, e che credo, e che francamente neanche voglio scrivere se devo dirlo. No. Eh, a me non piace molto leggere quel tipo di post, eh, però è vero, ci sono. Uh, qua bisognerebbe davvero sentire qualcuno che si occupa di comunicazione, ma anche, secondo me, qualcuno che si occupa di uh, società ai tempi del web e autoreferenzialità. Uh, credo che ci sia un po' la tendenza di far vedere quello che, che abbiamo fatto. Utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione, è, è innegabile che il web è uno strumento che ci permette di farlo e di poter provare a far arrivare il nostro messaggio a un sacco di persone. Um, nella, nella comunicazione, io credo uh, in una cosa, credo, credo molto in una cosa, nella comunicazione via web, no uh, però anche nella comunicazione in generale. Credo nel, nell'utilità. Cioè, quando uno. Si, si approccia a un, a un messaggio, a un post o a un video, credo che quello che deve esserci di base sia l'utilità, cioè è utile a qualcuno quello che sto scrivendo, quello che sto pubblicando, il video che sto facendo, eh, visto che eh, spero che sia ancora in chat eh, Michele. Eh, tempo fa, Michele mi ha fatto un commento a un post che ho scritto su LinkedIn eh, facendomi riflettere sulla cosa, che in effetti quel post che avevo scritto era. Tendenzialmente un po' più autoriferenziale per quanto riguarda gli strumenti che avevo utilizzato e non aveva dato una, una, una reale utilità a chi aveva letto. Mi ha fatto... È stato molto utile quel commento, al di là che Michele è sempre un criticone, e lo, lo dico sorridendo. Però è vero, ehm, non ha in realtà dato un'utilità un concreta a quel, quel post. Credo che eh, debba essere la base, cioè se scrivo qualcosa deve essere utile a qualcuno. Poi eh, è chiaro che se prendo 100 persone magari 10 persone avranno ricevuto un, un, un qualcosa da quello che ho scritto, magari 90 uh, sapevano già tutto, per 90 era la, la banalità, però magari dieci, a quelle 10 qualcosa è servito. È chiaro che un post autoreferenziale o comunque un contenuto dove si dice con grande piacere abbiamo iniziato una nuova commessa per Pinco Paldino, a chi è utile? Non, so, non vedo un'utilità in questa cosa, ma qua forse sono un po' troppo tranchant e un, un po' troppo um, severo su questo aspetto. Però credo che di base ci debba essere l'utilità. E un'altra cosa, riprendo un'altra cosa che hai detto: che secondo me è molto importante: è l'onestà: cioè, se io ti scrivo um, un'email e, e ti chiedo un contatto, uh, secondo me, è molto. Onesto chiederti, dirti subito perché ti sto chiedendo questo contatto, senza dire ma perché non ci vediamo per prendere un caffè, non facciamo una buona di, dimmi subito perché uh, vuoi incontrarmi, perché vuoi, vuoi parlarne e magari ti dico sì, sono interessato, magari ti dico, guarda, no, non posso perché ho determinati motivi a, che, che mi fanno dire subito di no. Uh, L'onestà, secondo me, deve essere veramente una. Alla base di tutto quanto, e quindi trasparenza, onestà, eh, credo che siano molto importanti per una comunicazione efficace. no Poi, alla fine, uno può comunicare quello che vuole e, e può anche non essere efficace, va bene così. Però, però sì, c'è la tendenza anche su LinkedIn. A fare queste cose, credo che sia un po' un retaggio che arriva dal primo social network uh, di grande diffusione che è stato Facebook. Che adesso, comunque, uh, adesso anche qua si dovrebbe parlare con chi se ne capisce di queste cose, però c'è una tendenza anche ad andare su altri social network tipo LinkedIn, LinkedIn forse uh, a tra virgolette inquinare un po' questo posto. È inevitabile che sia così, per cui si tratta un po' alla fine di, di provare a, a tirare fuori quello che è utile, quello che è buono, e ce ne sono tante di cose utili, secondo me, su LinkedIn, che, che quindi ci possono aiutare in qualche modo. L'abbiamo monopolizzata tanto, eh, in questo senso, non so se poi qualcun altro vuole, vuole dire qualcosa, però. Posso umilmente? grande allora, io vi sto ascoltando nonostante sto continuando a piazzare Cavalletti Quanti io apprezzo tanti... eh guarda, devo farne due chilometri quindi ce n'è un po' Ci sono altri due miei colleghi detti comunque io Paolo lo apprezzo tantissimo il lavoro che fa Paolo secondo me ha aiutato me, aiuta tantissimo altre persone ogni tanto nella sua comunicazione ficca dentro troppi termini inglesi ma perché okay. non può farne a meno non può farne a meno perché in italiano probabilmente quel vocabolo lì non esisterebbe no, nemmeno no, no. l'unica per... cosa che a Paolo è che mi fa venire da dormire ogni tanto il tono di voce piatto cambialo okay, grande. Grande. così perché per restare rompicoglioni fino alla fine non puoi dire che sono rompicoglioni non mi offendo è così perché se non no. esiste sono rompicoglioni non andresti avanti, ma comunque poi se sia, tagliano il video. Eh, no, comunque, comunque sia eh, la comunicazione è importante. Quello che fa Paolo, secondo me, è un ottimissimo lavoro. Poi ogni tanto vado a beccarlo che dice delle cose che, secondo me, mm. come quella volta che ti, mi ricordo quando hai scritto, ti ho scritto quel commento. Se certo. bastava che all'inizio dicevi guarda, sponsorizzo quella marca che in realtà non Io è così, troppo... però, peraltro. <ride> eh, eh, insomma, però tornando ai clienti, quando arrivano i clienti che chiedono la nuvola di punti, dico, cosa ti serve realmente? La polilinea. Dove vuoi fare la, la nuvola di punti? In mezzo al bosco. Allora gli dico, lascia stare. Perché così, 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 così. Per quanto riguarda essere diretti, penso che Paolo Sappia già quanto sono diretto, quindi può venire il Papa in persona. Quindi, se non ti parlo, io inizio con lei. Lei sì, cerco di farti capire. Però, se tu insisti, nuvola di punti in mezzo al bosco, allora io cerco di fartela capire con le buone. E poi ti dico: Senti, vai da qualcun altro perché non mi ci metto neanche, oppure gli sparo un prezzone. Che mi se va, c'ha le gambe se non va, vada qualcun altro e sarà la stessa risposta. Perché voglio vedere chi viene a dirmi in mezzo al bosco d'estate con qualsiasi leader, qualsiasi leader venga fuori un buon risultato. Quindi io faccio il mio lavoro che sono geometra, so cosa posso affrontare, so cosa dire al cliente senza mezzi termini. È inutile che giriamo attorno. A volte bisogna tirar fuori la buona e vecchia stazione totale. Fine. Punto. Io adesso vi devo lasciare. Vi ringrazio tantissimo. <ride> Scusate le l'intrusione. Grande Michele, grazie mille. Grazie, grazie. Faccio una considerazione un attimo su quello che ha detto Michele in, in chiusura del suo, del suo commento. Credo che una comunicazione efficiente sia anche quella... Uh, a un certo punto dice no nel senso che quando uno viene, chi viene chiamato per fare un lavoro uh, in, in effetti ha ragione Michele uh, poi su sulla parte leader se volete intervenire voi <ride> fate voi le vostre considerazioni uh, però quello che ha detto Michele nel senso uh, voglio il rilievo con drone so, con fotogrammetria ad esempio o comunque il rilievo con drone a tutti i costi in una condizione in cui effettivamente il tecnico sa che il rilievo con drone non si può fare Secondo me è una comunicazione efficace è dire non si può fare, io, io non lo faccio, e quindi, ma anche da un punto di vista etico, questo, eh, poi c'è anche tutta una parte legata all'etica, è, è molto più, più diretto dire no, non si può fare. E piuttosto dire vabbè ah allora non lavorerai con me, non ti farò fare altri lavori, piuttosto che provare a barcamenarsi in delle situazioni eh, in cui il risultato sappiamo benissimo che non è secondo le aspettative, e poi dover giustificare il fatto che ah, ma io te l'avevo detto che il rilievo lì col drone non si poteva fare, il risultato era questa, ma io non avevo capito che i limiti fossero questi, e poi dopo sì, allora sì che le cose possono avere un grande attrito. Secondo me un no spesso è molto 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 più, più funzionale rispetto a un sì, ma proviamo a vedere da altre parti. assolutamente, penso anch'io penso anch'io eh, non è facile ogni tanto dire di no però no. sì sì, assolutamente sì praticamente abbiamo detto più volte eh, che abbiamo parlato di comunicazione eh, però servirebbe un esperto di comunicazione quindi abbiamo sì. parlato per un'ora allora così, di cose che non sappiamo in, in sintesi <ride> sì, sì sì, e c'era anche diversa gente che è stata, che è stata con noi <ride> anche. Pensa un po', no, no, va bene, ti ringrazio, ti ringrazio molto che sia stato molto molto utile, molto interessante. Nella misura in cui ad esempio, io ho in mente un po' di cose per cui mi piacerebbe proseguire. Quindi, magari vedremo di farne poi uno con un taglio, magari un po' diverso. Eh, in ogni caso, metteremo il video su YouTube. Per cui anche lì sopra ci sarà modo. Se, se volete, di commentare, di aggiungere. Eh, appunto commenti vari eh, ci lasciamo eh, perché ahimè è arrivata l'ora lo spirito del GeoBreak è quello insomma di fare un'ora e che un'ora sia in modo che poi ognuno possa tornare al suo lavoro vi lascio con una due comunicazioni una è quella del prossimo GeoBreak che sarà il ehm, 2 di febbraio e sarà sul tema eh, adesso vi condivido velocemente eh, lo schermo mm, parleremo di ehm, ok lo vedete? Eh? Sì. Di Mobile GIS, quindi due applicazioni QField, Input App, due mh, applicazioni che consentono di raccogliere dati in campo eh, col proprio smartphone e, mh, entrambe applicazioni open source che consentono in qualche modo di velocizzare il lavoro in campo per raccogliere dati. Eh, anche qui lo spirito sarà sempre lo stesso. Noi faremo vedere un po' la nostra esperienza. Eh, e, e boh. Quindi 2 febbraio ore 9. e Basta, no, direi comunicazioni altre. Non ne avevo. Ringrazio molto Paolo. Eh, sul canale YouTube metteremo anche tutti i riferimenti a Telimetrica, ma direi che eh, non è il caso. Diciamo, sono già noti, però, so, ovviamente li metteremo. E grazie a tutti di aver seguito. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie, a tutti. grazie Tiziano, grazie Paolo. Ciao Valerio.